Presidente Cappuccilli, oggi avete presentato quest'altra interessante iniziativa, questa nuova collaborazione con la Pescara Calcio. Vogliamo spiegare che cos'è questa stanza del Delfino? Noi diamo ospitalità gratuita a tanta gente. Abbiamo calcolato il costo. Ospitare una persona ci costa 10 euro al giorno. Quindi adottare una stanza con 3.650 euro significa dare ospitalità a una persona per un anno. Questo è il calcolo che abbiamo fatto. Riusciamo a integrare con altre risorse il 30% che manca. Pescara sarà anche ultimo in classifica in campionato, però Presidente Sebastiani, siete sempre al primo posto quando si parla di solidarietà. Lei ha detto qui si parla di vite umane, non si parla di una partita di calcio, una cosa più importante. Sì, ma ho detto anche che non sarebbe stato neanche necessario partecipare ad una conferenza stampa, perché quando si fa beneficenza, quando si vuole aiutare qualcuno, lo si fa e basta, non si deve pubblicizzare. Il nostro intervento, la nostra presenza qui è per cercare, visto che siamo comunque una società di calcio che in qualche modo ha la possibilità di attirare attenzione, di cercare di sensibilizzare il più possibile tutti quelli che hanno la possibilità di donare, di fare qualcosa per gli altri, anche poco, ma per associazioni come questa è importante tutto. Tutte le maglie indossate da parte del Pescara contro le partite contro il Milan, Juve e Roma andranno all'asta su eBay, e questa raccolta fondi servirà a finanziare un progetto qui in Abruzzo. E noi siamo molto contenti di questo, perché siamo riusciti a sviluppare numerose cose e speriamo di fare nuovi progetti più in avanti.